Abbiamo un problema di mancanza di dosi, abbiamo sempre detto che il problema non è trovare il vaccino che abbiamo trovato, ma organizzare bene la vaccinazione. Complimenti ai medici che comunque stanno lavorando in maniera incredibile, straordinaria, con un ottimo rapporto poi di fiducia con i pazienti. Quindi loro contrastano effettivamente la pandemia attraverso la vaccinazione e attraverso poi l'esecuzione dei tamponi per capire chi è positivo e chi no. Professor Morrone, intanto buon pomeriggio. Quanto mi manca il professor Morrone? La prossima volta appena torno in studio viene in studio anche Ma puoi Morrone, chiamare 0601 obbligatoriamente. 90 80 96, ti facciamo All'esperto intervenire, sì. chiedo. No, professor Morrone, le volevo chiedere in merito proprio ai vaccini. AstraZeneca, la notizia arriva dalla Scozia, dove mezzo milione di persone è stato vaccinato con AstraZeneca. I dati ci dicono che si è avuto una riduzione delle ospedalizzazioni del 95%, il che vuol dire che la vaccinazione poi incide in maniera diretta sulle ospedalizzazioni. Certamente, certamente. Abbiamo deciso di partire, per esempio, il nostro istituto, tra l'altro vaccinando anche tutti i pazienti, oltre al personale sanitario che avevamo già fatto, perché la vaccinazione riduce l'ospedalizzazione, soprattutto in terapia intensiva, e devo dire profondamente che risparmia la vita soprattutto delle persone malate. Quindi se noi riuscissimo a vaccinare, elimineremo o ridurremo nettamente il numero delle mutazioni e ridurremo nettamente la diffusione del virus e avremo possibilità quindi negli ospedali di curare anche gli altri malati. Ma per avere più Però, dosi. siccome lei è un congiunto di Tagadà, si ricorda anche lei, no, che all'inizio avevamo detto, a proposito di AstraZeneca, fino a 55 anni, poi si è detto fino a 65 anni. Adesso sembra che si voglia andare oltre i 65 anni. La domanda che mi faccio io è perché abbiamo capito che funziona anche sulle persone che hanno più di 65 anni o è perché siamo disperati e allora va bene anche AstraZeneca? No, devo dire che questi vaccini sono stati approvati inizialmente in fase emergenziale. Tra l'altro AstraZeneca ha tutta una storia strana, nel senso che funzionava meglio quando somministravano metà dose che quando somministravano la dose intera. Quindi ci sono stati un po' di problemi con questo vaccino. Però man mano che si porta avanti la vaccinazione si scopre che effettivamente questi vaccini sono più efficaci di quanto non considerato durante la sperimentazione. Che ripeto, tutti i vaccini sono stati approvati dall'EMA e quindi dall'AIFA per una emergenza. Oggi ci accorgiamo che vanno meglio di quanto ci aspettassimo. Ecco, Ok, la quindi non parola è che ha citato il disperazione. professor Morrone.